documentato da una telecamera, questo incontro con Raymond Panikkar data nell'anno 2006 ed è registrato in Italia. Raymond Panikkar è stato uomo di molte frontiere e di molte appartenenze per molti versi. Ciascuna di queste frontiere, ciascuna di queste appartenenze è stata attraversata e mai negata. Piuttosto è stata ciascuna fatta propria. Venivo a Milano, partivo da Girona, da un aeroporto catalano, e tutti quanti, come venivano qui a Bergamo, passavano. Il poliziotto che ha visto un barba ha detto: la sua carta d'identità? Identità? E allora io spontaneamente stavo pensando, non so cosa pensavo, non ce l'ho. Subito, come sono un po' rapido, subito ho capito la cosa. Lei vuole dire identificazione. Ah, questa sì, la mia carta d'identificazione ce l'ho, ma come vuoi che, non ho spiegato più, che la mia identità sia un numero, sia un passaporto, sia un pezzo di carta. La mia identità non è questo. Raymond è stato filosofo, teologo, sacerdote nella Chiesa Cattolica. Di se stesso dirà: sono partito come cristiano, mi sono scoperto indù, ritorno come buddista senza avere mai cessato di essere cristiano. C'è una caratteristica cristiana? È una domanda. Ho una risposta. Che penso che nessun cristiano mi può contraddire. L'amore. Nel 2010 è la sua ripartita. Anche le ceneri, persino le sue ceneri, sono divise a metà, per indicare simbolicamente non una divisione ma un desiderio d'incontro. Dopo i funerali di rito cattolico, una parte di queste ceneri è sepolta in un piccolo cimitero catalano, l'altra parte nel fiume Gange, secondo il costume induista.